Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo all'interno della clausura dei frati minori cappuccini, accanto alla cella numero 5, accanto al sacellum, questa cappella interna del convento a cui Padre Pio si ritagliava dei momenti di preghiera quotidiani. Silvio, che ha scritto a questo indirizzo mail che vedete in sovrimpressione, operatore sanitario di 46 anni, vive in provincia di Taranto, racconta con emozione la sua profonda trasformazione. Lui sostiene e sottolinea, grazie all'intervento di Padre Pio. È una cosa meravigliosa sentirlo sempre così vicino, dice Silvio, con una voce, possiamo immaginare, piena di riconoscenza, descrivendo la sua esperienza che inizia quando a soli 17 anni viene salvato miracolosamente da un grave incidente stradale. Quel giorno Silvio è in motorino con un amico, nessuno dei due porta il casco, all'improvviso un'auto taglia loro la strada facendoli cadere violentemente. Gridai in quel momento, quando stavo per cadere, il nome di Padre Pio. Mi venne spontaneo, ricorda, gridai quel nome. Nonostante l'impatto, Silvio riporta solo una frattura al braccio. In ospedale i medici temono delle lesioni interne, ma gli esami non mostrano nulla di grave. Anche l'amico, dopo un mese a letto, si riprende. Eravamo stati protetti, sostiene, ma non me ne rendevo conto, riflette poi, consapevole che solo anni dopo avrebbe capito quell'intervento. A 26 anni Silvio affronta una nuova prova, viene colpito da un tumore, viene ricoverato alla Casa Sollievo della Sofferenza. Nonostante la gravità della malattia, si sente inspiegabilmente sereno. Mi guardavo allo specchio, non capivo il motivo di questa calma. Un sogno durante quel periodo rafforza la sua fede. Vidi Padre Pio che usciva da una casetta, mi guardò con un po' di severità, ma mi sentì come in estasi, la malattia scompare. Silvio è convinto che Padre Pio gli ha trasmesso la forza. La presenza di Padre Pio nella sua vita si manifesta in modi sempre più tangibili. Racconta ancora un episodio in cui, dopo aver litigato con sua moglie, pronuncia una bestemmia e sogna poi, nei giorni successivi, di essere circondato dal fuoco. Ero disperato, gridavo aiuto, ma ecco una mano coperta da un guanto che mi tira fuori da quel fuoco. Era la mano di Padre Pio, racconta. Da quel giorno Silvio si pente, cerca di vivere seguendo le parole del Vangelo e affidandosi alla intercessione di Padre Pio, che è per lui una guida attenta, una guida severa.